tradizione e creatività per questa Pasqua. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continua il nostro percorso decorativo verso la Pasqua. Di nuovo uova, sì, le uova di gallina. Infatti decoreremo proprio le classiche uova di gallina. Già abbiamo dipinto le uova di gallina. Vi lascio qui il link del video dove potrete vedere come abbiamo dipinto sulle nostre uova di gallina piene. E invece adesso vi mostrerò un modo per decorare i gusci delle uova di gallina. Naturalmente i gusci svuotati, che vi consiglio di svuotare in maniera molto semplice. Viene benissimo utilizzando una siringa senza ago, buchiamo sopra e sotto e poi aspiriamo con la siringa tutto il contenuto che verseremo in una tazza e potremo così riutilizzare, magari per fare una frittatina, essendo la siringa sterile e usandola solo per questo passaggio. Svuotate tutto, quindi lavate bene le uova con acqua calda, io le ho messe anche a bollire piene, quindi ho spruzzato dentro con la siringa dell'acqua, quindi ho messo a bollirle ricoprendole tutte d'acqua e poi le ho fatte sgocciolare e asciugare completamente. Fatto questo passaggio, venite con me sul piano da lavoro e andiamo a decorare le nostre uova. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre uova di gallina traforate. Innanzitutto un uovo di gallina svuotato. Vi occorrerà per svuotarlo una siringa, una matita e un Dremel. Questo aggeggino qua, che è collegato a un motorino un po' più grande. Il Dremel è una specie di trapanetto. Questa è la prolunga che consente l'impugnatura più agevole della punta. Del Dremel che ho attaccato e messo in alto, vi metto la foto. Il Dremel è questo. Come prima fase dobbiamo scegliere il disegno da creare sulla superficie del nostro uovo. Io ne ho fatti di diverso tipo. Ho fatto un disegno così a maglia e un disegno a puntini. Il disegno a puntini ovviamente andrà totalmente traforato. Quella a maglia invece giocherà sulla cromia del color carne, così del guscio d'uovo italiano, e del colore bianco che invece si trova nella parte più interna, semplicemente calcarea, dell'uovo stesso. Quindi questo non sarà del tutto traforato, sarà quasi inciso, mentre questo sarà del tutto traforato. Per disegnare il vostro soggettino, per i soggettini vi lascio le foto delle ovette che ho realizzato sulla mia pagina Facebook, di cui troverete il link qua sotto, e comunque su internet se cercate uova traforate ve ne usciranno 2000 tipi, oppure prendete spunto dall'album che ho fatto di recente sul mi è venuto un'Ikea, le candele con i barattoli. Comunque si disegna semplicemente con la matita e si preparano appunto quelli che sono i puntini nelle zone che vogliamo traforare, semplicemente con la matita. Tanto qualora dovesse rimanere lo sporco della matita, basterà sciacquare l'ovetto o passare un tamponcino con dell'acqua e la matita andrà via. Prima cosa, disegniamo la fantasia che abbiamo scelto per traforare le nostre uova. Adesso accendiamo il nostro Dremel, che fa un bel po' di rumore, e vi avviso, la sensazione sarà come trapanare un dente dal dentista e non è il massimo della piacevolezza, diciamo così. Prendiamo la nostra punta e mettiamo l'uovetto all'interno della nostra mano, in modo che non vibri contro qualcosa di troppo duro, e cominciamo ad incidere piano piano sulla matita. Come vedete, quello che voglio ottenere da questo tipo di lavorazione è un tratto bianco a contrasto col colore dell'uovo, quindi non vado a bucare ma vado semplicemente ad abbradere la prima parte dell'uovo, e questo per creare un decoro che sia giocato su due toni di colore che però non sono dipinti ma fuoriescono dallo stesso materiale, un po' come si fa con i camei. Procedo così per tutto l'uovo. Io qui vado molto molto veloce perché sennò vi annoierei, e vi faccio vedere come procedo per il lavoro. Quindi invece più avanti vi farò vedere come traforare veramente l'ovetto.
Benissimo, finito il lavoro di abrasione, adesso dobbiamo cominciare il lavoro di traforo. Ho deciso di fare tutto sullo stesso vetto perché così il video non durerà 2000 anni e soprattutto così potrete vedere i vari livelli di perforazione del guscio. Questo è un primo stadio superficiale a cui adesso andremo a praticare dei fori. State attenti, mano ferma e se dovesse capitare qualche incidente, amen, proseguite nel lavoro. Qualche imperfezione nei lavori artigianali ci sta sempre. Ok, primo buco praticato. Ed ecco il nostro vetto bello e pronto. Come vedete non è un lavoro difficilissimo, serve solamente un po' di concentrazione. Io ho traforato quindi tutto il sotto, ho inciso i lati e ho praticato poi dei fori diversi anche al di sopra. Basta forare per fare questi, quindi allargare il buco dall'interno. Quindi mai andare direttamente dai bordi, ma forare e allargare. Che dirvi? Non è semplicissimo, certo, poi per la cosa che è veramente, bisogna avere proprio il piacere di farla questa cosa, però è molto molto divertente, molto molto creativo, perché mentre lo si fa vengono in mente tante idee, è rilassante in un certo qual modo, anche se il rumore del Dremel potrebbe dare fastidio a qualcuno, e a me, per me va a farvi vedere le diverse tipologie di fori, i fori arcuati, quindi i fori quelli che hanno una forma propria, i forellini semplici e soprattutto l'incisione semplice del guscetto, come un po' per i cameo, come vi dicevo. Adesso io inserirò qui dentro una di quelle candeline elettriche a luce fredda e sfrutterò i diversi gradi di incisione per far uscire più o meno la luce. Adesso vi lascio alle foto. Spero nel frattempo di aver fatto anche qualche altro vetto da inserire nelle foto, se no, ahimè, vi accontenterete solo di questo, non lo so. Vi lascio alle foto, su questo ci sarà una sorpresa oppure no. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Che bello fare le uova traforate, certo è un lavorone molto lungo e non escludo che qualche guscio si possa spezzare tra le vostre mani, ma fa parte del gioco. Traforare le uova può diventare un'arte veramente veramente importante. Noi abbiamo fatto il livello base perché naturalmente io mi propongo ad un pubblico di neofiti, ma se andate in giro per il web troverete delle uova traforate che sembrano veramente essere di porcellana per quanto sono belle. Fatemi proprio un giro su internet, guardate, fatevi uno studio di questa disciplina così antica quanto preziosa. Vedete come una cosa semplice da 0 lire possa diventare veramente un oggetto preziosissimo. Molto presto vi parlerò della simbologia delle uova nella storia dell'arte. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Noi ci rivediamo al prossimo video, parleremo ancora di uova, perché quest'anno la Pasqua è a base di uova su Arte per Te. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci alla prossima!